Posso iniziare? Sì, non so. Può iniziare. Guardate che regia potente che per il video di oggi ci ha procurato questo. Collector Edition di Ghost of Tsushima. Recuperata con luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre di ritardo. Quindi un attimo. Però, dai. Ne valeva la pena per un gioco candidato ai Game Awards. Non ha vinto perché c'era The Last of Us, ma abbiamo apprezzato lo sforzo. Diciamo che se non c'era The Last of Us aveva la vittoria praticamente in pugno, quindi GG. Io direi che abbiamo già la possibilità di aprirlo. Penso che questa qua sia una delle collector più fighe che hanno fatto negli ultimi anni. Piccolina, ma con della roba molto molto carina. Secondo me va a mettersi, diciamo, penso nel, di sicuro nella mia top 10 delle collector uscite. Quello di sicuro. Il risultato non esce. Oh, ok, ce l'abbiamo. Ok. Perché ti ha macchiata la scatola al mondo? Ma? Ok. Questo si apre... Come si apre? Ok. Ah no, non è macchiato come poi. Cioè, ah, questo è il pezzo forte. Posso togliere? Sì. Non viene via. Ok, mettiamo un attimo qua. E poi c'è, è qua. Ok, la collector è finita, cioè questi pezzi qua. Quindi abbiamo The Art of Ghost of Tsushima. Oh, codice, via. Allora, abbiamo The Art of Ghost of Tsushima, che è un artbook, devo dire, uno tra i più piccoli artbook che abbia mai visto in una collector. Penso acquisterò la versione grossa, di sicuro, come ho fatto con Death Stranding e con altri giochi tipo The Last of Us. Comunque molto bello. Non vedo l'ora che venga remasterizzato per PS5. Qui abbiamo... Regia, per favore, cortesemente. Abbiamo la... Steelbox, che penso contenga il gioco. Penso che questo qua non abbia la versione cioè non abbia le due custodie, Steelbook e esattamente, infatti c'è il gioco con un altro codice e c'è il gioco. Qui abbiamo qualcosa. Ok. Allora, io fino all'altro giorno ero convinto di stare acquistando. Pensavo che la versione preskit e la collector fossero uguali. Invece no, la versione preskit era ancora diversa, perché conteneva più roba e aveva una bellissima cassa in legno. Però diciamo che la cosa più bella del preskit c'è anche qua, ovvero la maschera, che dopo vedremo. Questa è la staffa per la maschera. Qui dentro, questo cos'è? Un foulard? Che cos'è? Una coperta? È una tovaglia, ovviamente. Allora, questa tovaglia ci consentirà di mangiare i nostri pasti davanti alla console molto più agevolmente. E ovviamente ci permetterà di sbloccare un trofeo di platino nella nostra vita, ovvero hai comprato una tovaglia in una collector. Questa è la base della maschera, quindi praticamente la collector è la maschera e basta, non c'ha praticamente nient'altro insieme. Abbiamo la base, abbiamo... no, la mia tovaglia, brutto, ok. Abbiamo tratta di quella plastica che penso che, cioè, sia gente che abbia protestato una cifra per questa cosa qua. Ok, abbiamo uno stendardo. Abbiamo uno stendardo rovinato, antico, che dovrebbe essere, il suo verso dovrebbe essere in verticale. Dovrebbe essere in verticale il suo verso e non orizzontale come ho fatto vedere prima. E poi abbiamo questa cosa che sembra tantissimo la federa di un cuscino, ma in verità è una stampa che dovrebbe rappresentare con dei disegni la sagoma della mappa di gioco di Ghost of Tsushima.
Mai nome fu più difficile da pronunciare. E poi l'unico effettivamente pezzo vero e proprio del gioco, cioè della collector, che è anche il motivo per cui mi ha fatto venire voglia di comprare questa collector rispetto a altri giochi, e questo qua molto rumoroso. Ce la posso fare? Che pesa anche una cifra. Questa cosa qua pesa veramente tanto. Ed è effettivamente la maschera di un samurai. Che non pensa. Cioè. E ha un odore strano. Ha un odore strano, però non è metallo. Questa è ceramica. È ceramica questa. E ha comunque la sua staffa corretta. Ok. Dritta, lui una volta sistemato sta così. Secondo me è un grandissimo pezzo di arredamento questa cosa qua. Cioè, al suo perché. Nella regia mi dicono di no. Venghino di qua ad analizzare codesta opera d'arte. Cioè, questa è arte. E questo gioco è arte. Cioè, capisci? Voi state negando che questa sia arte? Arte e storia. Storia. E il Giappone feudale, zio. Dai, fra pazzo il Giappone feudale. Va bene. Io comunque vi ringrazio per aver visto questo breve video unboxing. Che è un video comunque anche in ritardo. Purtroppo era andata tutta sold out questa collector qua appena uscita. Poi non so perché è tornata di nuovo disponibile da GameStop nuova. Comunque non hai fatto l'intro. Non serve fare un intro. Come non serve fare un outro.